Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea, salito sul monte e lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi che vedevano. E lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli gli dissero: Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: Quanti pani avete? Dissero 7 pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 2 dicembre 2020. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 15 di San Matteo, versetti 29 e 37. C'è questa folla che si raduna attorno a Gesù, con tutta questa gente sofferente, malata. E questa gente cerca la guarigione da Gesù. E Gesù dona la guarigione, Gesù li guarisce. È bello vedere questa, sì, questa nuova possibilità che viene ridata a questi uomini. Sei cieco, sei storpio, sei zoppo, sei sordo, sei muto. Gesù consegna una nuova vita. Consegna una nuova vita e dona loro anche il miracolo della moltiplicazione dei pani. 7 pani e pochi pesciolini diventano una straripante abbondanza. Anche noi ci avviciniamo a Gesù bisognosi di essere guariti. E lo dobbiamo percepire sinceramente dentro di noi. Vado da Gesù per essere guarito. Perché preghi? Perché vai in chiesa? Perché continui ad andare in chiesa? Perché stai davanti al tabernacolo? Perché ho bisogno di essere guarito. Chiedo a Gesù la guarigione, che non è unicamente e magari immediatamente la guarigione del corpo, ma è innanzitutto la guarigione della nostra mente, la guarigione del nostro modo di pensare, del nostro modo di volere, del nostro modo di amare. O di non amare, perché magari non siamo capaci di amare. E allora succederà magari anche noi questo miracolo, vederci guariti. Un'altra possibilità, una seconda possibilità che ci viene data. Tutti questi uomini sono tutti morti, poi è ovvio, nessuno è diventato immortale. Però tutti questi uomini hanno avuto una seconda possibilità. E solo Dio sa quanto abbiamo bisogno tutti di una seconda possibilità nella nostra vita. Il Vangelo di oggi ci dice che il Signore vuole invitarci
volentieri sfida il deserto, cioè volentieri sfida questo luogo così inospitale e così essenziale, lo sfida con il suo miracolo, con l'accorgersi, con il provare compassione per i nostri bisogni, soprattutto quelli più veri. E questo mese potrebbe diventare il mese, in preparazione al Natale, potrebbe diventare il mese dove diciamo al Signore: Signore, guariscimi, insegnami a sporgermi sempre di più su di te, a fare sempre di più della mia vita una immersione nel mistero, il mistero indefinibile, mi verrebbe da dire quasi incommentabile, cioè nel senso sì, noi lo commentiamo, però è talmente grande, che è quello dell'incarnazione. Sarebbe bello se questo Vangelo ci facesse venire la voglia di dedicarci così essenzialmente a stare ai piedi di Gesù come questo popolo di sofferenti, di malati, per essere guariti. Che bello sarebbe se potessimo anche noi dire: io sono un guarito di Gesù. Gesù mi ha guarito, Gesù mi ha liberato, Gesù mi ha sanato, Gesù mi ha dato tutto quello che di cui avevo veramente bisogno, e adesso ho un'altra possibilità. E noi abbiamo bisogno di avere un'altra possibilità, sempre. Avere una seconda occasione, come dire, per dire che abbiamo capito e che ci vogliamo seriamente, veramente impegnare. Ecco, questo primo giorno di dicembre ci apre anche sulla famosa triade dei primi giovedì, venerdì e sabato, che saranno domani, dopodomani, postdomani ancora. Chiediamo al Signore la grazia di viverli bene, di sottolineare in ognuno di loro la peculiarità tipica di quel giorno: giovedì l'Eucaristia, venerdì Sacro Cuore di Gesù, sabato il Cuore Immacolato, di metterli al centro, di fare una buona settimana dei primi. Di cuore chiedo al Signore di benedirvi e di far nascere in ciascuno di noi questo desiderio grande di essere guarito. E sicuramente ciascuno di noi ha almeno una malattia, almeno un qualcosa di storpio, di muto, di cieco, di sordo, l'incapacità di ascoltare, l'incapacità di parlare, il vedere sempre male in tutto e in tutti, l'incapacità di camminare sulla via della verità. Vedete, sicuramente ciascuno di noi ha qualcosa. Ecco, che il Signore, che noi veramente possiamo andare davanti al Signore con questa grande fiducia, questo grande abbandono in Lui. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.